Gentili telespettatori dei protagonisti, in occasione del trentennale della scomparsa dell'eminente scrittrice Elsa Morante, abbiamo incontrato una delle premiate, l'attrice campana Antonia Truppo. Ciao e benvenuta. Sì, grazie. Il premio Elsa Morante ti premia per appunto per la sezione teatro, no? Tu con Carlo Cecchi, che è una storia del teatro, sei riuscita praticamente con questo ruolo Antigone, no? A interpretarlo nella sua massima espressione ed estensione, devo dire. Grazie. Sì, è stata una cosa molto bella anche perché questo personaggio era praticamente inedito al teatro, cioè pubblicato ma mai rappresentato e è sicuramente, diciamo, in scadenza con l'età perché è molto giovane, una ragazzina, alla fine ce l'ho fatta, è stata molto felice. Tu, attrice di teatro, che nasci proprio con il palcoscenico teatrale, eppure la popolarità la raggiunge col piccolo schermo, le contrapposizioni dello showbiz, no? No, vabbè, ma quello è ovvio, cioè nel senso che comunque diciamo, il teatro purtroppo sta pagando anche vabbè, degli errori della politica, ma anche un po' la scarsa fiducia in se stesso, no? Sempre attingendo alla televisione, per cui alla fine viene ripagato così, dopo non ha più diciamo, un credito di autonomia, come posso dire, però va bene uguale. La tua prossima sfida artistica? Allora, io ho finito adesso un bellissimo film. Di Gabriele Mainetti. No, un Quello la altro. prima, ecco, vedi? Quello sì, è vero. Purtroppo Contrada a non l'ho Sorrento. visto perché non c'ero un bambino piccolo piccolo e quindi non sono andata. No, poi stavo girando un film di Edoardo De Angelis, Ah, un altro caro amico. Indivisibili. Molto bello, secondo me. E adesso poi farò invece con Mario Martone Morte di Danton, con la produzione, diciamo, di Torino e a teatro. Ovviamente. Per i tanti giorni che ci stanno guardando, alla base della tua versatilità, oltre al talento, quanta applicazione ci vuole per emergere a certi livelli? Secondo me ci vuole lavoro, lavoro, lavoro. Cioè studio sì, però questo è un lavoro che si fa in scena, no? Cioè io ho recitato in questo teatro con la compagnia di Carlo Croccolo, avevo 20 anni, forse 19, 20 anni, e quindi questo è che ti forma. Siamo in un teatro antico e hai fatto la storia, penso subito, non so perché, alla recente scomparsa di Luca De Filippo, no? Tu da campana, un pensiero affettuoso nei suoi confronti, di che natura può essere? Ma io penso al fatto che un tempo le compagnie e questo teatro è testimone e anche la vita di Luca De Filippo lo è. Diciamo erano anche uno spazio per la famiglia, no? Nel senso che era talmente lecito che la vita e il teatro avvenissero nello stesso luogo che diciamo, i figli d'arte non erano i figli di. Era una cosa naturale che crescessero in palcoscenico perché del teatro ci si fidava, no? A portare la famiglia, non so, a scrivere i testi anche per loro. E quindi questo è il pensiero, cioè secondo me se n'è andato un pezzo un po' ultimo di quella tradizione. Oltre alla persona, ovviamente, ma questo è sempre luttuoso quando muore una persona. Invece, questa è la cosa che secondo me noi non abbiamo più e con lui si è persa in pratica. Una trasmissione si chiama I Protagonisti. Un tuo saluto col tuo stile guardando in camera. Ok, allora saluto i protagonisti, tutti i protagonisti, anche i non protagonisti. Grazie, cara. Grazie a te.